chi non ha mai chiesto aiuto. Chissà quale aiuto stai attendendo in questo giorno. Qualunque esso sia, il credente è ben consapevole che l'aiuto viene dall'Eterno. Che Dio mi aiuti, amen. Questa è l'espressione conclusiva di uno dei discorsi più celebri della storia umana, pronunciata da un uomo che andò fino in fondo alla sua coscienza. Nel tempo, purtroppo, questa espressione è finita sulla bocca di tanti, anche politici nostrani, che a cuor leggero la usano per aprire o chiudere interventi pubblici. Questa espressione è per tradizione la parte finale della formula del giuramento del Presidente degli Stati Uniti d'America. Senza essere presidenti o politici di alcun tipo, quante volte noi preghiamo intensamente, seppur brevemente, proprio con questa espressione, che Dio mi aiuti. Quel che secondo me fa la differenza è la parola successiva, amen, che vuol dire così sia, così è. Amen racchiude la certezza che Dio sarà nostro aiuto, come cantava più riprese anche il salmista. La certezza viene dalla fede che procede dalla scrittura. Che bello essere prigionieri della scrittura. La storia narra che l'uomo che utilizzò appunto questa espressione, ossia Lutero, alla dieta di Worms, aggiunse a termine della sua discussione: qui sto fermo, non posso fare altro. Ed è proprio così, caro amico. Una volta invocato l'aiuto di Dio e certi per fede del suo intervento, non resta che aspettare. Io sto fermo, non posso fare altro. Fai altrettanto.